Eleonora, primo giorno di questa nuova stagione, primo giorno da giocatrice del Neruda Bolzano. Come te la stai vivendo? Cosa ti sta passando per la testa? Che stagione vorresti che fosse questa? Allora, innanzitutto sono molto contenta di essere a Neruda perché mi dà questa possibilità di giocare titolare, quindi per me è una cosa fondamentale per la mia carriera, soprattutto per cercare anche di scrollarmi, come ho già detto, di dosso l'etichetta del secondo libero, perché io ho già fatto 2 anni dietro ad Enrica Merlo, alla Coppa Pedretti, 1 anno dietro alla Stefania Sansonna. L'unico anno mi è andato a titolare l'ho fatto ad Urbino, quindi ho voglia proprio di giocare e di prendermi le responsabilità di una squadra. E quindi sono contenta, sono tra virgolette tranquilla, perché penso che chi pensa a strafare poi alla fine no, non conclude niente. Io devo pensare a giorno per giorno, a me stessa, a lavorare sodo e testa bassa, come si dice a casa mia, è lavorare. Quindi questo qui è quello che ho nella mia testa ora. Oggi è il primo giorno di questa nuova stagione, stai conoscendo tutte quante le tue nuove compagne, vi state conoscendo un po' fra di voi, siete un gruppo nuovo e come tale vi servirà chiaramente un po' di tempo proprio per questo, per conoscervi, per trovarvi in palestra, per costruire un po' quello che è la vostra certezza, il vostro gruppo. Sì, certo. Io con alcune, tipo Bertone, Floriana e Marina Zambelli, ci ho già giocato insieme, una al Club Italia e l'altra a Bergamo, quindi poi alcune le conosco perché da avversarie di incontri. E ovviamente bisogna trovare la giusta alchimia tra di noi e dobbiamo cercare di fare più gruppo possibile. Poi per il resto anche lì c'è la voglia, ci deve essere la voglia da parte di tutte e la determinazione, perché quelle più esperte devono un po' aiutare le più piccole, però viceversa, le più piccole devono cercare di darsi da fare per tenere testa a quelle grandi. Quindi Anche perché davanti si preannuncia una stagione molto bella, molto intensa e anche molto sì. tosta, perché c'è la volontà chiaramente a Bolzano di far bene, ma sono tante squadre forti, tante squadre di alto livello Sì, quest'anno. sì, sì, sì. E le squadre del campionato italiano, secondo me, negli ultimi anni, soprattutto rispetto a 2 anni fa, è cresciuto tantissimo. E questo, secondo me, è una cosa positiva, perché anche il campionato italiano così vede squadre molto più anche quotate, con giocatrici forti, straniere e tutto, quindi è più bello da vedersi, ovviamente. E noi si deve puntare a fare il meglio, ovviamente sappiamo e siamo consapevoli e realisti che ci sono società molto forti e molto competitive, e però nel senso io ho visto anche tante squadre competitive fare male, quindi nel senso non è la carta, sì, è sempre la carta, però cioè, va bene anche da noi, capito? Non è che se non hai nomi forti o nomi super mega non sei niente, anzi.